in collaborazione con Aeroporto Internazionale di Napoli, Carpisa, Yamamai, Norge. Una produzione VG Channel. Nuovo appuntamento con Cibo e Dintorni, ben ritrovati. A proposito di ritorni, io sono ritornata molto volentieri da Gorizia 1962, nel cuore del Vomero, nella traversa di Via Cirea, via Albino Albini, dove qualche settimana fa Romano ha incontrato il maestro pizzaiolo Antonio Grasso, che si è inventato delle pizze d'autore che sono un bijou. Io oggi sono ritornata però per raccontarvi di una ricetta, quindi parlerò con lo chef a base di carciofo, e tra poco anche Andrea Tondini ci racconterà di questa meraviglia, di questo meraviglioso ortaggio che ha delle proprietà davvero straordinarie. Venite con me. Eccomi nella cucina di Gorizia 1962, non solo pizzeria, quindi non solo maestri pizzaioli come Antonio Grasso, ma anche Claudio Guasco, il guascone protagonista dei duelli qui in cucina. Claudio, con te una ricettina a base di carciofo che consiste in cosa? No, niente, praticamente oggi facciamo uno gnocco con carciofi e gamberetti. Una ricetta sembra molto facile, ma è molto molto semplice, però le cose semplici nascondono poi sempre le loro insidie. Quindi, da dove partiamo? Allora, partiamo subito dalla presentazione degli ingredienti. Abbiamo gli gnocchi di patate, abbiamo i gamberetti già privati del loro carapace, abbiamo i carciofi precedentemente mondati e messi in acqua con limone e farina, l'aglio che è immancabile, l'olio extravergine, il prezzemolo e un fumetto di carapace di gamberetti e gambo di carciofi. Bene, il procedimento quanto tempo richiede? Massimo un quarto d'ora. Perfetto, una quindi velocissima. Una ricetta veloce veloce che adesso vediamo fare. Gnocchi di patate rigorosamente in cottura, quanti minuti? 3 minuti, il tempo di bollire praticamente, il tempo di salire a galla e si possono già scolare. E ora vedo uno spadellamento. Adesso sì, adesso è la cosa più importante questa. Dobbiamo fare in modo che gli gnocchi possano cacciare tutto l'amido che hanno e quindi formare poi questa crema. Che amalgama i vari sapori. E quale sarà la chicca finale del piatto? La chicca finale sarà sempre il prezzemolo tritato, che rende fresco il piatto, dà questo tocco di freschezza al piatto. Per variare si potrebbe anche aggiungere o parmigiano reggiano o romano. Questo dipenderà dai gusti. Dipende sì dai gusti, ovviamente. Ti lascio spadellare, ma ti aspetto di là per le voilà. Da sempre è noto che il carciofo è un buon amico del fegato. Del carciofo noi mangiamo il fiore normalmente, il cuore e il ricettacolo e le brattee sono le foglie che circondano il fiore. Questo ortaggio ha particolari proprietà benefiche per il nostro organismo in quanto è estremamente ricco di fibre, e fra queste una in particolare l'inulina, che è un carboidrato complesso che arriva praticamente indigerito nell'intestino e stimola la crescita e lo sviluppo di
una flora batterica particolare, che è quella del bifidus, che è estremamente importante per l'equilibrio e per la regolarità delle nostre funzioni intestinali. La presenza di fibre quindi indica che il carciofo è un grosso alleato della nostra salute, soprattutto per quello che riguarda la prevenzione delle cosiddette malattie cronico-degenerative come il diabete, l'infarto e naturalmente il cancro. Fra i fitonutrienti presenti nel carciofo, uno in particolare, la cinarina, ha la capacità di stimolare, di aiutare il fegato nella sua funzione e in particolare nella produzione di bile. Attraverso la bile il fegato elimina il colesterolo, quindi diciamo che in maniera indiretta il carciofo aiuta il nostro corpo a liberarsi dell'eccesso di produzione di colesterolo che avviene all'interno dell'organismo e quindi abbassarne i livelli a livello ematico. Anche i rini, come il fegato, beneficiano dell'azione del carciofo, perché sui rini il carciofo svolge proprio un'azione diuretica e disintossicante. Noi presentiamo la terza edizione della nostra guida Mangi e Bevi del Mattino ed è una guida che ha avuto molto successo ed è una guida ai ristoranti, ai locali della Campania e ai vini della Campania. In occasione della presentazione noi assegniamo, come l'anno scorso, i premi ai locali e alle eccellenze di questa regione. Quelle che ci sono piaciute di più, naturalmente, è una selezione personale fatta da me e da Luciano Pignataro, dal collega con il quale faccio la guida, però è una selezione, devo dire, fatta almeno sulla base di una esperienza ventennale e di una visita quasi quotidiana a tutti questi luoghi, diciamo, della nostra gastronomia. Viene fuori che la Campania sta marciando molto bene, sia dal punto di vista della qualità e anche della quantità dei locali in apertura, perché ci sono molte new entry, come si usa dire, interessanti, che promettono buoni sviluppi, perché ci sono chef giovani di grande competenza, di grande esperienza.